Benvenuti ad una nuova puntata con l'anteprima Caserta Focus, con voi in studio il direttore Francesco Marino. Oggi sul numero del settimanale ampio spazio ai rifiuti, alle elezioni amministrative e al riassetto dei partiti dopo le elezioni politiche. Ma passiamo subito con l'apertura. Incubo Louttaro. Dopo il rilascio della concessione come industria insalubre alle New Ecology, l'impianto di compostaggio all'interno dell'area Louttaro è diventata realtà. L'amministratore delegato della società spiega che in realtà il nuovo impianto produce una quantità di rifiuti simili a quelli di un'isola ecologica, ma le associazioni ambientaliste e i partiti non ci stanno e chiedono appello al ministro Orlando, il quale prende un mese di tempo per analizzare la questione, per decidere su come intervenire. A pagina 3 parliamo di Caserta e restyling del centro storico con il piano di intervento approvato dalla giunta del Gaudio. Nuovi marciapiedi a Corso Trieste, nuovo basolato in via Mazzini e tante novità per il centro, sempre sommerso da polemiche per via della ZTL. Passiamo alla politica, pagina 4. I garanti riabilitano Abate. L'avvocato è nuovamente il segretario provinciale del Partito Democratico, dopo 5 mesi di reggenza targata Feule. Per i garanti regionali questo periodo non è mai esistito ed era Abate dal 15 gennaio a dover tenere le fila del PD. Ancora politica a pagina 5. UDC-PDL. Intese e rancori. In provincia la nomina di Donato ha finito, in comune la presa di posizione dei centristi che lamentano la scarsa attenzione da parte di Del Gaudio con la loro decisione di non partecipare più alle attività amministrative e il 15 c'è il bilancio. Passiamo alla provincia, Lappia, Casa Giove. Melone contesta la decisione di spaccottare gli interventi di restauro per la scuola Caruso e lamenta la decisione di dividere l'appalto in due. Si torna a parlare di rifiuti a Capua con la gara per il gassificatore che partirà a giugno. A Santa Maria Capua Vetere la polemica sul Palazzo Cappabianca, che l'opposizione vuole sede del Tribunale, la maggioranza come quella della Guardia di Finanza. Passiamo a Maddaloni, cominciando la nostra panoramica sulle elezioni amministrative. Problemi per Rosa De Lucia, che da una parte recupera una lista e dall'altra invece vive la situazione di difficoltà all'interno del Popolo delle Libertà. Il candidato sindaco si smarca dall'ex primo cittadino Antonio Cerreto, che pure l'ha voluta sindaco, e la sua coordinatrice della segreteria non le manda a dire e dice che Rosa De Lucia è un'altra cosa rispetto al passato. De Filippo accusa, sapevamo che sarebbe finita così. Alle pagine 10 e 11, forum dei candidati sindaco di Marcianise, De Angelis, Fecondo, Fogli e Tartaglione, spiegano le loro 3 priorità per la città di Marcianise. Caserta e dintorni, ampio spazio agli appuntamenti e alla tintarella e le cornie del complesso piscine San Michele a Casa Giove. Passando allo sport, si chiude la stagione di Casertana e Juve Caserta in maniera amara. I falchetti del calcio sono solo quarti e vedono e cominciano un'esperienza playoff che è più per onore di calendario che per risultati possibili. I bianconeri chiudono con una sconfitta e non accedono ai playoff, ma la stagione è comunque da considerarsi da incorniciare. Il pubblico del Palamaggiò applaude i bianconeri e spera che dalla prossima stagione ci possa essere una squadra competitiva che non debba vivere le stesse vicissitudini degli atleti di quest'anno. Buona lettura con le news di casertafocus.net e gli approfondimenti di Caserta Focus. Alla prossima settimana.